Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa edizione del TRCB Notizie. Non si può ancora parlare di epidemia, ma l'elevato numero di casi diagnosticato in un'area tutto sommato circoscritta induce la cautela, ma permane l'allerta. Parliamo della sindrome emolitico-uremica. Vediamo il servizio. L'ultimo caso è stato segnalato a Brindisi, dove ieri la sindrome emolitico-uremica è stata diagnosticata ad un quindicenne. Si tratta della conseguenza di una infezione da ceppi particolari di Escherichia coli, capaci di produrre una potente tossina. Con il giovane ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Perrino sale dunque a 12 la quota di bambini e adolescenti che tra il 1 luglio e il 19 di agosto sono stati colpiti dall'infezione, causata, come dicevamo, da un particolare ceppo batterico poco diffuso, ma in grado di provocare gravi conseguenze nei bambini. Tra le aree finora interessate, il litorale e l'entroterra barese, la costa ionica della provincia di Taranto e alcuni comuni della Valle d'Itria al centro tra le province di Bari, Brindisi e Taranto. Dai villi intestinali dell'endotelio dei vasi renali, sfruttando la circolazione sanguigna. È questo il percorso che compie la verocitossina, responsabile della manifestazione clinica della sindrome emolitico-uremica, diagnosticata con certezza in presenza di anemia, insufficienza renale e riduzione del numero di piastrine circolanti. L'infezione, diffusa nell'ordine di poche migliaia di casi all'anno in tutta Europa, può colpire, come dicevamo, sia adulti che bambini. Ma questi ultimi sono più suscettibili al contagio e all'effetto sistemico della tossina, con possibili danni a carico dei reni. Gli specialisti predicano cautela, ma il sospetto che possa trattarsi di un'epidemia è sempre più concreto, visto il numero crescente di casi in una limitata area geografica. Sebbene sia estate, stagione in cui notoriamente si registra un aumento dei casi di malattia, quanto sta accadendo in Puglia fa sospettare una possibile origine comune dell'infezione. L'invito dunque a tutti coloro i quali soggiornano in questo periodo in Puglia o sono reduci da una vacanza in questa zona è quello di non sottovalutare la diarrea nei propri figli, soprattutto se accompagnata da perdite di sangue. Altri sintomi che possono far sospettare l'infezione da Escherichia coli sono la riduzione della diuresi, il pallore e l'astenia. Per quanto manchino ancora alcuni riscontri per raggruppare i 12 casi nell'ambito di un'unica epidemia, i numeri consigliano molta prudenza. Ed ora la cronaca. I carabinieri della stazione di Sandonaci hanno arrestato Francesco Dimitri, quarantenne del posto. Nei suoi confronti la Procura della Repubblica presso di Norimberga ha emesso un provvedimento restrittivo poiché è ritenuto appartenente a un sodalizio criminale operante a livello internazionale dedito al contrabbando di alcol e frode, mediante fittizi, trasporti, merci esenti da tassazione. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno arrestato Gianluca Vecchio, 37enne del posto. Costui nella serata di ieri si è recato presso l'abitazione del fratello, sita nel comune San Pietrano, esplodendo contro una finestra un colpo di fucile, dandosi immediatamente alla fuga nelle prime ore della mattinata. Il Vecchio si è costituito presso la caserma di San Pietro, consegnando ai militari l'arma utilizzata per esplodere il corpo di arma da fuoco, consistente in un fucile sovrapposto con calcio e canne mozzate. Sono in corso indagini per accertare la provenienza dell'arma. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria. E nell'ambito delle attività di controllo del territorio disposta dal comando del Corpo della Polizia Municipale di Brindisi, finalizzata al contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, in particolar modo lungo la costa nord del capoluogo, spesso teatro di situazioni immobiliari occasionali ed illegali, la sezione edilizia ha individuato, a seguito di una complessa attività, un manufatto abusivo tipo villa, sito in contrada Betlemme, nell'ambito del più vasto e complesso insediamento urbano da tempo esistente. L'immobile, allo stato rustico ma in avanzato stato di realizzazione, è risultato privo di ogni tipo di permesso e autorizzazione. Lo stesso fabbricato è composto da una struttura in cemento con solaio laterizio suddiviso in quattro vani ed accessori, anche tecnici, per una superficie coperta totale ai 120 metri quadri. Effettuati dagli agenti intervenuti rilievi sullo stato dei luoghi ed ispezionato il lotto con il terreno asservito, si è proceduto al sequestro penale preventivo d'urgenza. È stato denunciato all'autorità giudiziaria il proprietario del suolo e dell'area. Si tratta di un brindisino di 60 anni.
Ed è stato presentato questa mattina il campo di volontariato promosso da Legambiente a Saline, Punta della Contessa. Vediamo il servizio di Stefania Franciosa. Dal 22 agosto prossimo nelle saline di Punta della Contessa, riconosciute Parco Regionale Protetto, si svolgerà il campo di volontariato promosso da Legambiente con la collaborazione del Comune di Brindisi e della Monteco. Una prima importante attività per dare il via al processo di realizzazione di alcune infrastrutture ecocompatibili. I volontari saranno impegnati in interventi di pulizia, recupero e ripristino ambientale. Il campo comincia giovedì pomeriggio. Entro le 5 arriveranno i volontari da varie regioni d'Italia. Lunedì raggiungeranno anche altri due ragazzi di Corfù, cioè il presidente del circolo Legambiente di Corfù più un'altra della segretaria del circolo, e faremo attività di lavoro al mattino. Lavoreremo facendo la pulizia del litorale, della spiaggia, della duna, delle saline di Punta della Contessa, e poi uno steccato andrà a recintare, già d'accordo con il comune, con una palettatura, l'accesso allo stagno in particolare. È una zona che ha un particolare bisogno di tutela, con un campo di volontariato nazionale e in parte internazionale, visto la presenza anche di amici da Corfù. Cercheremo di sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto di quest'area e alla fruizione sostenibile del parco stesso. Il parco può essere fonte di lavoro, per così dire, per tutti, per gli agricoltori che ci sono, per gli spiaggianti che possono andarci, per chi è appassionato di turismo naturalistico, quindi può dare comunque benefici all'intera città. È una zona poco conosciuta e noi cerchiamo di promuoverla anche in questo modo. Dal 22 di agosto fino al 31 di agosto è previsto la realizzazione di un progetto, e un progetto poi tra l'altro ministeriale, che porterà alcuni volontari qui a Brindisi, volontari che vengono da varie regioni italiane, addirittura un paio di volontari che verranno anche dall'isola di Corfù, qui vicino, e che naturalmente come primo fine naturalmente quello di tutelare e salvaguardare naturalmente questo parco meraviglioso, questo parco regionale protetto, non solo, ma anche la finalità di recuperare alcune zone magari in cui il parco si è degradato. Quindi ci saranno varie attività svolte da questi operatori, addirittura anche attività di pulizia. Credo che sia stata organizzata un'opera di raccolta differenziata all'interno del parco. Ci saranno delle attività pomeridiane naturalmente a cui si dedicheranno gli operatori, i volontari, e addirittura credo che ci sia la possibilità da parte di questi operatori di realizzare delle infrastrutture all'interno del parco, tipo per esempio delle staccionate, che avranno come significato, come funzione, quello di limitare molte volte, soprattutto nella stagione estiva, l'affluenza purtroppo massiva di spiaggianti, molti dei quali usano per esempio portare la macchina a ridosso della spiaggia. Per cui tutta una serie di attività che naturalmente non possono altro che valorizzare il parco regionale delle saline, e che naturalmente potrà soltanto portare ulteriore conoscenza a chi vorrà usufruirne naturalmente. E sulla presunta riapertura del lungomare interviene il sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales, il quale fa chiarezza sulle ordinanze in questione. Sentiamo. È dovuto intervenire il sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales, per fare chiarezza sulle ordinanze relative alla presunta accessibilità del lungomare Regina Margherita, recentemente riqualificato. Nessuna riapertura dunque, anzi, il primo cittadino conferma la scelta di rendere pedonabile tutta l'area e di allargare lo spazio interdetto alle auto per tutto il percorso del waterfront ed anche per buona parte del centro storico. Con un comunicato stampa corredato delle due ordinanze in questione, la 5219 e la 5220, il Comune specifica che l'apertura riguarda solo i mezzi autorizzati, che potranno così, in via sperimentale sino al prossimo 30 ottobre, accedere all'area pedonale urbana, rispettando ovviamente orari e percorsi. A regolamentare l'accesso dei mezzi autorizzati saranno gli agenti della Polizia Municipale di Brindisi. La notizia della presunta riapertura aveva allarmato molti cittadini che in quest'estate stanno apprezzando la fruibilità del lungomare. E l'amministrazione comunale di Mesagna invece fa chiarezza sul caso delle brochure pubblicitarie. Sentiamo.
L'amministrazione comunale di Mesagne getta dunque acqua sul fuoco in merito alla polemica di questi giorni sul materiale pubblicitario stampato nell'ambito del progetto Tour Great che si troverebbe negli uffici di Palazzo di Città. Il comune fa sapere di aver avviato un'indagine sul caso per giungere alla conclusione che si è trattato di un mero refuso di stampa, al quale si sarebbe posto rimedio con il ritiro delle stampe che non possono essere distribuite perché incomplete sul piano dell'offerta ricettiva e della ristorazione. Bene ha fatto Federalberghi, dice il sindaco, a sottolineare l'errore, ma la storia avrebbe sollevato troppe polemiche strumentali ed eccessive. Non c'è mai stata alcuna volontà politica ed amministrativa di privilegiare realtà commerciali a discapito di altre, al contrario la mission del progetto sta tutta nella valorizzazione delle strutture del territorio e nella promozione dell'immagine dell'eccellenza locale. Quanto accaduto certamente dispiace, dice ancora l'amministrazione, ma va detto che in maniera tempestiva si è arrivati ad una soluzione che si fa garante di tutti, dell'interesse della comunità e degli operatori turistici nella loro totalità. La brochure sarà ristampata con l'elenco completo delle strutture ricettive, non ci sarà alcun aggravio di costi aggiuntivi né per i cittadini né nell'ambito del progetto. Quelle che sono state definite gravi ripercussioni per il settore non si verificheranno. In queste ore, peraltro, l'amministrazione sta provvedendo ad inviare una nota a Federalberghi per chiarire tutti i dettagli del caso, che non è un giallo estivo, ma semplicemente un fatto accaduto al di là della volontà di un'amministrazione che anche stavolta, dice ancora il sindaco, si assume la responsabilità di fronte ad un accadimento che ha carattere tecnico e non certamente di volontà. Un percorso alla scoperta del territorio e dei suoi innumerevoli tesori lo propone l'Associazione Millenari di Puglia attraverso le masserie, gli uliveti e i frantoi ipogei tra Ostuni e Fasano. E servizio. Continua il viaggio di scoperta del territorio tra Ostuni e Fasano attraverso masserie, ulivi millenari e antichi frantoi ipogei scavati nella roccia. Guidati dall'Associazione Millenari di Puglia, questa volta il viaggio conduce i partecipanti verso nuove mete e nuovi tesori da riscoprire con un doppio appuntamento per la giornata di giovedì prossimo 22 agosto. Nel pomeriggio l'appuntamento è con la rassegna Antichi Frantoi, che ogni settimana conduce turisti e visitatori nel mondo degli antichi frantoi scavati nella pietra attraverso la scoperta delle più belle e antiche industrie dell'olio, soprattutto di quella ancora poco conosciuta perché totalmente immersa negli oliveti e spesso in stato di abbandono. Un percorso di scoperta del territorio che sta continuando ad affascinare decine e decine di visitatori, che in un pomeriggio possono vivere l'avventura dell'esplorazione dando un contributo alla salvaguardia di questi beni, che in queste occasioni, grazie anche all'Associazione Millenari di Puglia, diventano fruibili e visitabili, ritornando a vivere ancora una volta. In questa occasione sarà inoltre visitabile una delle poche cripte con affresco bizantino ancora ben conservato, presente nel territorio di Ostuni, nel cuore della piana degli ulivi millenari. Una esperienza insolita dunque per percorrere sentieri naturalistici e conoscere la storia del territorio tra Ostuni e Fasano, con la sola luce delle torce e della luna che illuminerà i bianchi sentieri tra i campi. E continua la rassegna Cinema per l'Ambiente, organizzata dalla sezione di Ostuni di Lega Ambiente. Questa sera in Largo Stella saranno proiettati ben due documentari di cui vi anticipiamo il contenuto. Sono qui per invitare tutti quelli che vorranno partecipare a un'altra serata di cinema insieme a Lega Ambiente Ostuni, che si terrà come al solito in Largo Stella alle 9.30 stasera. 20 di agosto. Stasera proietteremo due documentari più corti, ma due, e che di solito ne facciamo uno di un'oretta, stasera ce ne sono due più corti. Il primo si chiama Good Things to Do, cioè tradotto sarebbe Buone cose da fare, e narra la vicenda della Danimarca come nazione capofila all'interno di una ricerca sulle energie alternative in Europa. Si parla di qualche anno ancora, si pensa al 2020-2025, la Danimarca sarà completamente autosufficiente dal punto di vista dell'energia, quindi si dirà addio alle fonti fossili, al petrolio, al metano, per vivere sostanzialmente col 100% di energia rinnovabile. Quindi, insomma, nazioni che hanno scommesso molto in questa ricerca sulle energie rinnovabili. Pur non avendo il nostro sole, pur non avendo il nostro clima, loro hanno scommesso molto sull'eolico, per esempio, e su altre fonti di energia, che provengono però da prodotti naturali, come la paglia, vedremo, e altre cose. Quindi la prima storia è una storia danese che racconta questo rapporto di questa nazione con l'energia. La seconda storia invece si chiama The Change, ancora una volta un documentario italiano come il primo, e racconta, è un cartone animato, quindi è il primo cartone animato che facciamo quest'anno,
seppur breve, 15 minuti, racconta con grande arte la storia di un piccolo villaggio che viene globalizzato, tra virgolette, quindi racconta che fine fanno queste nazioni in via di sviluppo quando vengono travolte da quella che noi chiamiamo civilizzazione, quindi si distrugge la natura, si cambia il clima, gli elementi naturali impazziscono. Quindi racconta la storia è sul tema generale e sul riscaldamento globale. Però, ripeto, è fatto molto bene, quindi è molto, molto carino da vedere. Ricordo per una volta, perché dimentico sempre, i nostri amici sponsor, che sono il Comune di Ostuni, cioè l'assessorato all'ecologia e turismo, all'ecologia e al turismo, che sono due. E poi c'è il Parco delle Dune Costiere, di cui siamo fieri di essere amici, che ci aiuta anche in questa manifestazione. Ed ora degli appuntamenti, domani mercoledì 21 agosto e dopodomani giovedì 22 agosto dalle 19.30 alle 23.30 nell'ambito degli eventi estivi allestiti dall'amministrazione comunale di Brindisi ci saranno gli artisti di strada Cerchio di Gesso sul lungomare Regina Margherita nei pressi della scalinata di Virgilio. In particolare domani mercoledì 21 agosto sono previsti gli Ito Dama, due artisti che si esibiranno nelle arti del fuoco, Trucca Bimbi e Balunarti, giocoli ieri Chicco Menne 211, la banda Risciò, oltre a 5 postazioni di spettacolo e banda itinerante. Lo stesso programma è previsto anche per giovedì 22 di agosto, sempre alle 19.30 fino alle 23.30. E si svolgerà invece questa sera alle 21 presso la zona antistante Torre San Leonardo al Pilone la manifestazione dal titolo La Costa, il Mare, la Luna e le Stelle con concerto musicale a cura di Mirko Lodedo e illustrazione filmati del nostro territorio. La serata è organizzata dal movimento associativo Ostuni Città da Mare con il patrocinio del Parco Naturale delle Dune Costiere e la collaborazione del Comune e il Consorzio Villaggio Torre San Leonardo di Pilone. Quindi l'appuntamento è per questa sera alle 21. Ed ora chiudiamo con le notizie di ADN Cronos, la rubrica dedicata alle previsioni meteorologiche. Da parte mia è tutto, grazie per l'attenzione a tutti voi, un buon pomeriggio. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Egitto, arrestato Badi, leader dei Fratelli Musulmani. Fisco, nel 2013 scoperti quasi 5.000 evasori totali. Immigrati, nella notte ancora sbarchi in Sicilia. Arrestato al Cairo nella notte, Mohamed Badi, guida suprema dei Fratelli Musulmani, lo hanno annunciato le TV egiziane. In manetta anche Youssef Talat, portavoce dell'Alleanza Nazionale per la Difesa della Legittimità, gruppo delle formazioni a sostegno del presidente Morsi. Sono 4.933 gli evasori totali scoperti dalla Guardia di Finanza da gennaio ad oggi. Nascosti redditi per 17,5 miliardi di euro. Soggetti, fanno sapere le Fiamme Gialle, completamente sconosciuti al fisco. 1.771 i denunciati, nei casi più gravi per omessa dichiarazione. Proseguono i viaggi di migranti verso le coste italiane. 336 persone di nazionalità eritrea sono state salvate a sud di Porto Empedocle. Individuate poi vicino a Siracusa 67 persone, siriani e pakistani, giunti dopo un viaggio in mare di 10 giorni. Soccorso a sud di Lampedusa un barcone con 150 migranti. Incriminato l'ex presidente pakistano Musharraf per complicità nell'omicidio di Benazir Bhutto, la leader dell'opposizione uccisa nel 2007. Se condannato, Musharraf potrebbe subire l'ergastolo o la pena capitale. Alla lettura del capo di imputazione, l'ex presidente si è proclamato innocente. Oggi comunicheremo l'assunzione di 11.268 docenti. Lo ha annunciato il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza. Stiamo lavorando, ha aggiunto, anche le informative per tutti i direttori scolastici che provvederanno a fare le immissioni in ruolo. Il cadavere di un uomo con varie ferite da arma da fuoco è stato ritrovato in casa dell'attrice Olivia Newton-John a Jupiter, in Florida. La vittima è un costruttore di 42 anni che stava lavorando sul posto. La Newton-John e suo marito non si trovavano in casa al momento del ritrovamento. Si allarga la famiglia Obama. La Casa Bianca ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo membro, Sunny, una cucciola di un anno. Simile al barbone nano di origine portoghese, Sunny è nata in Michigan a giugno 2012 e lunedì ha fatto il suo ingresso in famiglia.
Un forte senso di confusione, apatia e perdita di memoria permanente sono i sintomi della malattia da decompressione, che può portare anche a lesioni cerebrali. La malattia colpisce con un rischio maggiore i piloti di aerei ad alta quota, che volano oltre 5.400 metri di altezza. A rilevarlo è un nuovo studio dell'University of Texas di Sant'Antonio, pubblicato sulla rivista Neurology. La ricerca ha stabilito che i Top Gun esaminati hanno lesioni cerebrali superiori di quasi 4 volte in volume e 3 volte in numero rispetto ai non piloti. Questi risultati potranno essere utili anche nella valutazione del rischio per chi svolge attività lavorative in alta montagna o nelle profondità marine. Il lavoro ha esaminato 102 piloti specializzati in volo ad alta quota e 91 non piloti tra i 26 e i 50 anni. I due gruppi studiati sono stati sottoposti a risonanza magnetica cerebrale. Gli scienziati hanno scoperto che mentre le lesioni dei non piloti sono state trovate principalmente nella sostanza bianca frontale, evento normale nei processi di invecchiamento, le lesioni dei Top Gun erano equamente distribuite in tutto il cervello. Un abbraccio affettuoso a tutti gli amici di ilmeteo.it. Ecco le previsioni per oggi, martedì 20 agosto 2013. Fase di instabilità sulla nostra penisola a causa dell'arrivo di una perturbazione proveniente dall'Atlantico che porterà rovesci e temporali su buona parte delle nostre regioni, specialmente su quelle adriatiche e al centro-sud. Al nord ci sarà ancora tanto sole su tutti i settori, con qualche addensamento nuvoloso in più sulla parte orientale del Friuli, Venezia e Giulia, e sul basso Veneto. In queste zone saranno possibili anche dei rovesci e temporali. Sulle regioni centrali si prevede maltempo già in mattinata, in particolare sui settori adriatici, con precipitazioni diffuse localmente anche di forte intensità. Al sud, dopo una mattinata all'insegna del soleggiamento diffuso, peggiorerà il tempo su tutti i rilievi appenninici e sulle zone interne, con piogge probabili fino al nord della Calabria. Vediamo insieme anche le temperature previste. Le massime saranno gradualmente in flessione su tutto il nostro paese entro sera, specialmente sulle zone dove insisteranno quei rovesci temporaleschi. Le previsioni, cari amici, terminano qui e vediamo chi dobbiamo ringraziare oggi per aver postato il proverbio meteo nella nostra pagina dedicata. Il signor Beniamino ci scrive: trovare un amico è tanto raro come un giorno senza vento a Catanzaro. A domani con le previsioni di ilmeteo.it, il sito più bello e affidabile d'Italia. Thank you.